Domenico Votano, presidente provinciale di ADOC Taranto, stiamo appunto cercando di illustrare le varie attività, le attività di ADOC all'interno appunto della regione Puglia e la volta di Taranto, su quale tematiche, quali obiettivi sono, come dire, l'oggetto di interesse dell'attività di ADOC Taranto. ADOC Taranto, già nell'acronimo c'è scritto Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori. In questo caso noi indirizziamo al meglio il consumatore a come meglio tutelarsi prima di trovarsi implicato in beghe che lo possono trovare soccombente, truffe, malfunzionamenti di alcuni prodotti che lui ritiene di aver comprato, dovrebbero essere nuovi, invece no, presentano dei difetti, e questa è una parte che noi svolgiamo per la tutela del consumatore. Molte volte scriviamo il nome per conto per meglio dirimere le controversie in maniera stragiudiziale. E il nostro anche lavoro, chiamiamolo lavoro, è interessarsi sulla città, sui servizi, laddove sono carenti, presentano delle lacune, noi cerchiamo di dire la nostra in modo pacifico, anche scrivendo o chiedendo incontri. Non certo molte volte questo riscontro lo abbiamo, e questa è una nota dolente. Un motivo in più per insistere. Noi insistiamo, penso che da qualche parte ci sia un faldone delle PEC dell'ADOC di Taranto, però non abbiamo riscontro, e questo è grave perché noi segnaliamo dei disservizi laddove c'è da intervenire. Io penso che le amministrazioni, in questo caso l'amministrazione di Taranto, dovrebbe intervenire, quantomeno o segnalazione oppure maggiorare. O almeno programmare quell'intervento o quegli interventi. Metterli in cantiere, come dire, non ignorarli, ecco. Perfetto, non ignorarli assolutamente, o quantomeno potenziare i servizi di controllo della città. Laddove vedono delle mancanze, intervenire subito con delle squadre pronte, come avete detto voi, pronte a intervenire a eliminare eventuali inconvenienze o disservizi.